siamo stati avvertiti dai nostri vicini di casa di questi movimenti sospetti e insomma era stata sfondata la porta quella di servizio che usiamo come accesso insomma merci nostro e quindi siamo arrivati sul posto intorno a mezzanotte e mezzo ed abbiamo insomma trovato che avevano forzato la porta. Furto nella notte all'interno dello spazio Politeama di Montevarchi, struttura che è tornata al servizio della collettività grazie ad una serie di eventi rivolti soprattutto ai più giovani. È successo lo scorso sabato, quella sera non era prevista alcuna iniziativa all'interno dei locali che si trovano nel cuore del centro storico. Hanno rubato parte di un fondo cassa, del materiale al bar e purtroppo un computer di uno di noi dove c'erano archiviate insomma varie cose, progetti a cui stavamo lavorando. Quindi è stato un po' sulla dinamica della cosa. In realtà abbiamo parlato, insomma abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri, però insomma ancora si sta cercando di capire di cosa si tratta. Probabilmente sono stati dei ragazzi e quindi si spera in una bravata in qualche misura. Ci stiamo attivando soprattutto per provare a ritrovare il computer. Un furto dunque da diverse migliaia di euro, purtroppo non un caso isolato. Sono già successe cose di questo tipo, infatti insomma si dovrebbe cercare di trovare un modo per allontanare queste cose. Sicuramente da oggi ci stiamo attivando per mettere allarmi, telecamere interne, per cercare di insomma chiudere questo capitolo. Brutti episodi che però non hanno scoraggiato i gestori, anzi. Noi siamo comunque convinti, anzi a maggior ragione, casi come questi, eventi come questi ci devono spronare a continuare a fare la nostra attività, che quindi è importante in un centro storico di un paese avere posti che fanno eventi e fanno culture, che quindi dove c'è gli eventi, dove c'è la cultura è meno facile che prolifino attività di questo tipo, e quindi stringiamo i denti e andiamo avanti.